La sanità è uno degli ambiti di competenza regionale di maggiore rilievo, di maggiore spessore e Considerando l'area tarantina, l'area ionica, beh, certamente è una realtà da considerare, da sviluppare, da analizzare. Ne parliamo con Antonio Scalera, candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista Puglia domani, fitto presidente. Questa è un'altra nuta dolente per il nostro territorio. Eh, la sanità intanto ha bisogno di essere rivalutata, eh, bisogna rifare un nuovo piano sanitario, bisogna rivalutare i medici di base perché sono le, le sentinelle i primi eh, ad avere il rapporto con, eh, con la gente e con le persone, ovviamente con, adeguando agli stessi mezzi. Eh, sia eh, tecnici come dire, che economici, perché è giusto che il medico di base che ha il primo impatto con l'utente, eh, con, eh, con, con, eh, con le persone, deve essere quello che eh, deve essere rivalutato nel vero senso della parola. E poi un piano sanitario nuovo, è, eh, non è possibile parlare di liste d'attesa. Alle soglie del terzo millennio. Non è possibile eh, abbandonare eh, i giovani e anziani perché i nostri ospedali non funzionano, perché, eh, non, oppure non funzionano come dovrebbero, come potrebbero funzionare. Eh, la sanità è un comparto che tocca tutti quanti e io ritengo che una delle priorità che ogni consigliere regionale deve avere nel momento in cui si insedia eh, in, eh, nel contesto eh, regionale. Per me la sanità è una priorità, è una priorità come il comparto agricolo, come il turismo, ma prima ancora di, tutti questi, di, 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 di tutte queste cose noi dobbiamo parlare di far stare serene le persone, soprattutto chi oggi ha bisogno. E chi ha bisogno purtroppo oggi per quanto riguarda questo settore non è sereno, devi andare fuori provincia, devi andare fuori regione. Noi, noi abbiamo le potenzialità anche in questo settore per rivalutare tutto il comparto, per curare le persone nel nostro territorio perché ci sono specialisti, medici e eh, chi opera nel settore sanitario che è molto bravo, è competente, e come me che mi propongo ad essere consigliere regionale, loro eh, fanno il loro mestiere, lo fanno bene, ma non sono adeguatamente tutelati dal, da chi oggi governa questa regione.